La marca distributore non è fatta in maniera, come dire, da un istituto, è fatta dalle singole imprese, chi più, chi meno riescono a realizzare la marca distributore. Vegè lo sta facendo con molta difficoltà, perché? Perché è partito in ritardo, per il resto sta andando con i tassi di incremento che nessuno ha in Italia, ma perché noi siamo ancora piccoli come quote, quindi ovviamente è più semplice avere dei tassi di incremento elevati. La marca di distributore Vegè è una marca endorsement, cioè è una marca che non troverete come insegne su nessun punto di vendita, ma che permette di legare tutte le insegne del gruppo Vegè, perché la marca di distributore è Vegè nelle declinazioni della premiumness, piuttosto che bio, piuttosto che free from, piuttosto che ricin, è sempre Vegè con dei suffissi. E poi abbiamo il premium top, che è tipicamente italiano. Quindi Vegè ovviamente crede nella marca del distributore come elemento di distintività per il futuro rispetto ad altre insegne, ha un vantaggio e nel contempo uno svantaggio, il vantaggio che non è legato a un'insegna, avendo noi tante insegne possiamo permetterlo di averla trasversale, e ha uno svantaggio che non avendo il legame con ciascuna nelle singole regioni di riferimento, essendo percepito come endorsement, avrà un po' più tempo per svilupparsi, ma anche noi si ambisce ad avere una quota nel medio periodo che raggiunga il 40%, ce la faremo ovviamente sorpassando le difficoltà strutturali di non avere una marca insegna.